Meyer, sono una meravigliosa persona che ha vissuto tutta la sua vita fotografando, ma la cosa straordinaria di questo personaggio è che non ha mai visto le sue fotografie pubblicate e per la maggior parte stampate. Vivian Meyer faceva nella sua vita la tatta di professione. Aveva scelto di fare questo mestiere perché permetteva di fotografare tutto il giorno. Tutto il giorno in momenti diversi, cioè quando, anche quando i suoi bambini di cui lei era datata, dormivano, quando li portava a scuola e poi quando rimaneva nel tempo cosiddetto morto, lei si muoveva e fotografava. La cosa strana è che fotografava senza poi appunto stampare le sue fotografie. Questa caratteristica del personaggio ha fatto sì che io mi innamorassi letteralmente di lei. Senza lei è chiamata come il titolo del nostro libro. C'era una volta una tata, si chiamava Vivian. Lei era misteriosa, usava limone e aceto per lavarsi i capelli. Portava camicie da uomo, imprecava in francese. Ai bambini voleva bene, ma io ero il suo unico grande amore. Ho fotografato Vivian tante volte, nostri complici di specchi. Ci guardavamo immerse nel mondo intorno a noi. Ogni giorno si prendeva cura di bambini di altri. La mattina lo scolabus veniva a prenderli. Li guardavamo salire e poi restavamo sole, io e lei. Vagabondavamo per le strade, nei quartieri poveri, nei mercati. Seguiva suoni e odori, odori e suoni che nelle sue foto sembra ancora di sentire. Vivian scattava e il nostro diario prendeva corpo. Io sono la penna con cui quel diario è stato scritto. Io l'occhio strano che ha testimoniato la straordinarietà del quotidiano. Sono stata e resterò una macchina fotografica. La piccola rolla e abbozzetto di Vivian Meyer. Questo è il riassunto, ma che secondo me racconta quello che io volevo dire a voi di Vivian Meyer.